Salve ragazzi, qui è il grande Mark e oggi siamo di nuovo in un fantastico unboxing. Bene ragazzi, questo ovviamente è il primo pezzo di altri due pacchi, scusatemi. E partiamo dal primissimo e anche subito, con un bel mazzo di carte. Voi vi state chiedendo Yugi, Pokémon? No, nessuno di questi due. Un mazzo di Bicycle. Io non so se voi lo sapete, ma io qualche annetto fa più o meno mi ero impappinato qualcosa delle magie. Mi vedevo un sacco di video di Jack Noble per imparare e usavo delle Bicycle blu, ma ormai sono rovinatissime. Avevo comprato delle carte in tela buone da Tiger, però ho detto riniziamo con un mazzo carino. Ne ho approfittato visto che c'è un mio compagno di classe a cui piaceva farlo, aveva anche lui tanti mazzi. Ho detto: ma sai che c'è? Me ne prendo uno, ricomincio un po'. E ho optato per questo Bicycle Royal Tragici. Tragici, Tragici. Royal Tragici. Molto carino perché i vari simboli, i vari segni, diciamo, i vari re, regi, cioè più che altro re, regina e Jack hanno praticamente una loro storia. Cioè, praticamente vanno da un tot fino alla morte. Bellissimo. Come esempio, il re, ve lo faccio vedere: il re di cuori che è un teschio. Però prima gli altri re sono un po' più normali, tipo giovani, diciamo. Tipo, questo re è già un po' più diverso, un po' più normale, no, più adulto, diciamo. Penso che, cioè, raccontino una storia da quando sono un po' più giovane fino alla morte. Molto carine perché mi ricordano un sacco lo stile della sposa cadavere con i ghirigoretti alla fine, cioè come cerchietto, tipo il tre di fiori che ha sti cerchietti. Sì, cerchietti, sti ghirigoretti alla fine, come tutti gli altri semi, ovviamente, e anche i segni molto belli, come anche l'asso, esempio, l'asso di cuori, c'ha quel ghirigoretto alla fine. Molto belle, devo essere sincero, mi piacciono veramente tanto. Non le ho pagate neanche poi così tanto, mi pare 7 euro, 8 euro, non mi ricordo. C'è anche una carta doppia per fare le magie proprio particolari, che abbiamo questa qua col il retro rosso e nero e bianco, ma con bianco, nero e rosso, e bianco, nero e grigio, tipo che si è scolorita. E qui ci può stare con un bel trucchetto. Poi il bello di ogni carta è che, vabbè, tolto i ghirigoretti, anche il numero, che è bello particolare, sono grigie proprio, quindi sono diverse dalle altre, sono molto particolari, dico, mi piacciono veramente tanto. Sono molto belle anche al tatto. Questa è la scatolina, la confezione, molto bella anche la confezione, molto particolare. Devo dire che mi hanno stupito, nel senso, sono delle belle carte. Direi che possiamo passare anche adesso al secondo pacchetto.
Bene ragazzi, è passato un po' di tempo dall'ultima clip che avete visto della felpa, mi pare, sì, della felpa. Sì. È proprio in questo video che vi faccio vedere il pacchettozzo che mi è arrivato. Questo qua, ragazzi, sono veramente contento perché sì, ragazzi, adesso vi dico il perché di cosa si nasconde qua dentro. Ma prima di ciò, non mi ricordo cosa volevo dire. Perfetto. Qua dentro, ragazzi, c'è un bel coso simpatico. Allora, questo qua, mannaggia a me, doveva uscire, doveva arrivarmi teoricamente quando usciva, quindi il 12 aprile. Magari alcuni di voi l'avranno già capito o cosa. Sto parlando. Ma perché ve lo dico senza farvelo vedere? Così concludo questo bell'unboxing con qualcosa di bello sostanzioso, ragazzi. Io aspetta. Sì, doveva arrivarmi il 12 aprile il CD di Spider-Man No Way Home. Infatti l'ho comprato in prevendita, mi doveva arrivare il 12, ma mi è arrivato oggi che sto registrando il 14, 2 giorni dopo. Non chissà che fastidio, però un po' mi girano i tre quarti della inchia. Ma va bene, allora, intanto, vabbè, il poster veramente orrendo, anche, cioè il poster, questo qua dovrebbe essere il poster ufficiale. Io ho seguito tutto l'andamento del film. Vi lascio anche questo per nelle schede, le due reaction ai trailer, se non sbaglio, tre, non mi ricordo. Comunque, vi lascio qua sopra, ho seguito passo passo, mi sono informato su qualunque cosa, i poster non uscivano, e questo è il poster ufficiale. Che quando l'ho visto ho detto, uno dei poster ufficiali che ho detto fa un po' sboccare, perché giustamente da molte recensioni in generale, per trovare ogni piccolo dettaglio, che non c'è un cazzo, ma va bene. E praticamente ci cioè, sono i vari personaggi ritagliati e messi con un sfondo dietro, niente di particolare. Ma vado ad aprirlo, toglierlo dalla plastichina perché, mamma mia, ragazzi, che rumore soave, soave di spellicolatura, mamma mia. Vabbè, comunque questo è il davanti, questa è la cornu. Ok, non so il termine specifico, e questo è il retro della cover del CD. Veramente bello, beh, perché è una questione affettiva più che altro. Beh, direi che qui Green Goblin è bello che è saturato. Hanno un po' aumentato la saturazione qua, eh. Poverdino, eh. Però va bene. Sono contento perché comunque come film molti magari diranno non è un film, non è una trama, bla bla bla. Andate a fare in culo. Vi siete emozionati guardando tutti e tre gli Spider-Man e non me ne frega niente se questo è spoiler. Vi siete emozionati? No, beh, cazzi vostri. Vi siete emozionati? Bene, allora non rompete i coglioni. Cioè, attaccatevi al cavolo. Cioè, vi è piaciuto o non vi è piaciuto? Non importa, vi ha emozionato? Sì, allora vi è piaciuto, non rompete, sostanzialmente. Cioè, piccolissima critica a chi recensisce i vari film. Comunque, ovviamente lo vado ad aprire perché dentro, oltre al CD, intanto bella che una volta mettevano qui un giornalino, infatti hanno lasciato ancora i cosi, un giornalino dove facevano vedere qualcosina di carino. Magari qualcosa del film, un giornalino così a minchia. No, adesso lo lasciano. Sì, va a cacare. E questo è il CD. Bellino, bianco. Va bene. Ok, va bene. Lo andrò ovviamente a rivedere. Non l'ho visto su siti strani, da altre parti, bla bla bla. Perché ho detto, aspetto il CD e me lo voglio rivedere col CD perché devo provare un gusto bellissimo. E ovviamente c'era in dotazione questa bellissima. Bellissima. Questo bel magnete che
Ok, sono riuscito ad aprirlo. Che ovviamente è uno di quei magnetini del cazzo, però fa il suo cosa carina. Anche qui, vabbè, palesemente immagini ritagliate e messe, ma va bene. Comunque, veramente caruccia. Andrà nel reparto dove ci sono le zone magnetiche della mia scrivania, dove andrò a mettere, ovviamente, i simpatici biglietti del cinema di Spider-Man in generale, della trilogia di Tom Holland per il momento. Quindi lo andrò a fare dopo. Grande. Bene, ragazzi, io dopo questo bel acquistino sono contento e direi che ci possiamo vedere in un prossimo video. Perché ovviamente l'unboxing in questione finisce qua. Oggi un unboxing abbastanza cioè sostanzioso, un po' di pacchi. Niente, ragazzi, direi che ci possiamo vedere in un prossimo e fantastico video. Vi ricordo le solite cose: pollicione, condivisione, iscrizione, campanellina, socialini vari. E niente, al prossimo video. Pica pica a tutti.